Prego. Ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. Allora, questa è la biografia della... Questa è la descrizione della mia biografia sentimentale, ecco. Ogni volta la ripeto, ti vorrei amare ma sbaglio sempre, eccetera. Ma è così, eh? Un po' di tutti, forse. Un po' di tutti, però io sono più grande di voi, perché in realtà Mahmood e Blanco, che abbiamo pure intervistato, tu hai intervistato per la famosa copertina di Vanity Fair, sì. L'intervista è tua. Di Mahmood sì, e Silvia Nuccini invece Blanco. Blanco, e l'hanno raccontata come un approccio generazionale, però appunto io ho 51 anni e sto come state voi, quindi andiamo benissimo. Lei sbagli l'uomo, non sbagli tu dici? Nell'amare, sbagli l'uomo, sì. Certo. No, ma poi sbagliare che vuol dire? No, ma io sono l'esperta degli sbagli. Ma ti posso dire, siamo noi stessi, poi sbagliamo, non sbagliamo, poi sì, alla fine è uguale, chi se ne importa. L'importante è essere Corpi felici. Minori, Jonathan Bazzi, l'importante è essere felici, vorremmo esserlo sempre di più. Voglio vedere i Mahmood e Blanco, perché ci riaprono proprio legati a questa canzone che tu ami molto, immagino sarai impazzito come tutti noi. Mm-hmm. Vai. Da subito, sì. Da subito. Avessi avuto soldi, soldi. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me. Suona l'immensità del cielo. Questo mondo proibito, come l'Eden, come l'Eden, prima del ta ta ta. Quando il cielo era infinito, quando c'era la festa e non serviva l'invito. Allora, abbiamo questa clip, c'erano sia Mahmood e Blanco che tanti altri cantanti brillantissimi di questa nuova generazione, hanno una cosa in comune, che arrivano dalla periferia, come Jonathan Bazzi, che nel suo primo romanzo, Febbre, bellissimo, come bello anche questo, racconta la sua infanzia di figlio di immigrati del sud a Rozzano, vicino Milano, e qui invece con Corpi Minori racconti questa quella che è la tua educazione sentimentale. Della periferia tu dici, cresciuto tra gli analfabeti, non sono mai un intellettuale. Per uno che è arrivato finalista al premio Strega, e aggiungi anche, sono nato povero ma con la testa da ricco. Esatto, sì, sì, ma perché poi insomma uno può anche fare delle cose, però non è detto che poi ti senti adeguato, no? Quel torniamo, senso di... un punto di prima. Esatto. Non se ne esce, sì, sì, uno può appunto arrivare anche in finale al premio Strega, però sentendosi un po' sempre mi dice, fuori ti contesto. Senti ancora inadeguato? Abbastanza, sì. E questo, ma ci hai fatto pace o ti crea ansia? No, è un lavoro continuo, cerco. Io, per esempio, faccio fatica ad entrare, ahimè, nelle librerie indipendenti, cioè quelle piccole, perché le ho sempre, mi sono sempre sentito appunto... inadeguato, ecco, quindi tipo quelle di catena dove c'è più, no? Cioè, lì sono sempre entrato facilmente. Perché magari ti riconoscono forse anche. No, perché, no, no? Proprio anche il contatto umano, no? Su quei temi, cioè sui temi dei libri, è sempre stata... perché sono cresciuto in un posto in cui non c'erano librerie. E sono la prima immagine di Febbre sono i tuoi genitori con una... folgorante. Il suo genitore, cioè la mia prima immagine di bambino, sono i miei genitori nudi che litigano con delle forbici in mano. Esatto. Poi c'è chi dice che non è mai successo, che sia una così. Vabbè, ma importa? Esatto. No, chi sono i Corpi Minori? Corpi Minori sono, in senso concreto... i personaggi che ci sono in questo libro e che hanno delle caratteristiche che li mettono ai margini, perché non si sentono belli, per il rapporto col cibo, perché cercano di trasformarsi con l'attività fisica, eccetera. Ma in astronomia, e quindi ho un po' giocato con questa metafora, in astronomia sono i corpi celesti più piccoli di stelle e pianeti, quindi meteoriti, meteore,
E ho pensato che questo ha molto a che fare con il desiderio, cioè che siamo tutti corpi minori se osservati sotto le dinamiche del desiderio, che ci fa eleggere sempre ciò che desideriamo a corpo maggiore attorno al quale noi ruotiamo, spesso sentendoci appunto in difetto, più piccoli. Perché racconti te stesso? Perché poi diciamo, siamo partiti da Mahmood e Blanco, da Brividi, no? Loro hanno raccontato una storia, una canzone d'amore, come ce ne sono tante, ma le canzoni sono sempre universali. Leggendoti la tua storia diventa universale, ma tu cosa hai imparato da te stesso raccontandoti e che cosa hai raccontato agli altri? Ma proprio forse questo, per me è sempre interessante e affascinante il fatto che se uno si sofferma anche sulla sua storia, sulle esperienze sue proprie e le approfondisce, cerca di appunto anche decostruirle, sviscerarle, tocca delle corde che appartengono a tutti. Io trovo molto interessante questo piano trasversale che ci unisce. Sì, hai raccontato poi la tua omosessualità, appunto c'è l'educazione sentimentale, la sieropositività nel libro precedente. Quante copie hai venduto? Dico. E quante lingue sono tradotte? Di Febbre siamo arrivati, credo, al 35.000. Tradotto sì. Anche ogni tanto ti tradotto, seguo su Instagram. Sì, è uscito in spagnolo e uscirà tra la primavera e l'autunno in tutto il mercato anglofono. Quindi non male Australia, per un bambino che quando usciva andava a Milano e tornava a Rozzano, non si faceva lasciare un po' prima nelle villette dove abitava pure Fedez, dove era cresciuto Fedez, perché si vergognava di essere portato a Rozzano. Tra giusto? I palazzoni popolari, delle case popolari, sì. E tua mamma che ti ha detto? Mia mamma è molto contenta. Papà lo l'hai mai più sentito? No, ora non lo sento da prima dell'uscita di Febbre. E non ti è venuta voglia di risentirlo? E a lui non è venuto, secondo te perché non si fa vivo lui invece? Il nostro rapporto è sempre stato complicato. Siamo anche stati poco assieme e direi cresciuti poco assieme, perché lui mi ha avuto che aveva 21 anni lui e 18 mia madre. Quindi se ripenso, no, a come ero io a 18 o 21 anni, poi anche molti degli errori che possono essere stati fatti li vedi sotto un'altra prospettiva, no? Esatto, poi in Corpi Minori racconti insomma cioè la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo e scrivi: ognuno nella nostra famiglia si inventa un codice diverso per non rimanere del tutto in silenzio, un linguaggio nuovo, altro, che si avvale della complicità di organi e tessuti, la poetica dei corpi minori. Tu hai trovato poi una chiave di, oltre ovviamente alla letteratura, anche di rapporto col mondo, la meditazione, il cibo, la scelta vegetariana o vegana? Vegana, sì, sì. E hai due gatti? Due gatti. Che però sono molto particolari, li vediamo, perché sono io, sono due gatti pure, velosissimi. Sì, sono ormai delle specie, no, dei miei alter ego. Belli, anche. Sì. Come si chiama la... Mirtilla, eppure la razza Devorex, loro sono fratello e sorella, sono nati insieme. E perché li hai scelti così poco, tra virgolette, convenzionali e anche in realtà io non conoscevo questa razza e quando l'ho vista, ormai 13 anni fa, perché loro hanno 13 anni, anche se non danno segno per ora di invecchiamento, di invecchiare, li ho visti e sono stato folgorato. Mi sembravano disegnati da Schiele, il pittore austriaco. Egon Schiele, certo. Esatto. E quindi mi hanno colpito. Folgorato. Sì. E l'amore, nell'amore tu ne scrivi: ho ucciso il mio amore una sera di dicembre inoltrato tra le vetrine e i passanti perché non sapevo come si fa, torniamo al disagio, esatto, dei brividi, com'è che si continua ad amare a lungo nel tempo, non me l'ha mostrato, non ce lo mostra nessuno. È un po' sì il tema di questo libro, no? Cioè il passaggio dall'amore idealizzato, immaginato da lontano, a cosa succede quando poi l'amore arriva e anche dura, osa per certi aspetti. Tu sei restare. Innamorato, sei felice? Sì, sì. Quanto dura, sì. Da quanto dura il tuo amore? 9 anni adesso. Bravo. Sì. La rivoglio rivedere, Mahmood e Blanco. Dai, facci rivedere la clippettina delle nostre interviste di Sanremo. C'è anche il cilega in questo brano, poi il disagio. Definisci disagio. Definisco disagio come un po' i sentimenti che tutti proviamo, infine è abbastanza universale l'amore, anche se parlare d'amore è un po' riduttivo. È così? Tu come hai superato il disagio, se l'hai superato?
Oddio, diciamo, ho superato alcune fasi, poi rispuntano sempre fuori, però sì, mi hanno aiutato in diversi momenti cose diverse. Quindi anche i tuoi nonni, lo yoga, no? I tuoi nonni tanto, anche l'unico tuo nonno lombardo milanese, sì. Che ti ha insegnato? Lui che è mancato tanti anni fa, perché è morto lo stesso anno in cui è nata mia sorella, quindi nel 99. E lui però era un tipo molto vispo, lavorava alle Poste di Rozzano e la sera era istruttore di nuoto in una piscina pubblica, però era uno pieno di passioni, anche inquieto. E lui aveva una grande passione per Milano anche proprio, anche per tutta la scena culturale dei cantautori, del cabaret, delle cose in dialetto. E anche lui aveva avuto una storia familiare particolare, perché sua madre era arrivata da Roma per un matrimonio combinato. Pensate. Aveva avuto, cioè, avuto questi due figli, poi questo marito era scomparso, ma questo matrimonio era finito e uno dei due figli, cioè il fratello di mio nonno, era stato messo in collegio mentre si era tenuta lui perché era più piccolo. E tra l'altro tra questi due fratelli poi loro si sono ricongiunti solo molti anni dopo, anche con dei rancori, perché appunto mio zio che perché era stato messo... lui sì e io no, cioè, pensa cosa si faceva all'epoca nelle famiglie, potrebbe essere l'oggetto di un tuo prossimo romanzo. No. Ma ce la facciamo a cantare il ragazzo da via Gluck? Veloce dai, siamo in chiusura. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai è forte. Dove sarà insieme questo ragazzo della via Gluck? Si divertiva a cantare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. La troverai le cose che non hai avuto qui. Grazie Antonio Mezzancella, grazie Jonathan Bazzi, Corpi Minori, dedicato a tutte le periferie del mondo e con il cuore in questo momento in Ucraina. Ci vediamo.